Hanno costituito un comitato denominato Operatori Economici Centro Storico di Catania. Sono ben 75 commercianti che si affacciano sulle vie interessate dal nuovo piano viario entrato in vigore lo scorso 3 settembre per volere dell'amministrazione. Un piano che a loro non piace affatto. Stamattina gli operatori economici si sono riuniti per discutere della loro condizione lavorativa fortemente penalizzata dalla chiusura di Piazza Duomo, divenuta isola pedonale, e di una parte di via Vittorio Emanuele. Settimanalmente facevamo una levata di 10.000 euro di sigarette. Dal giorno che è stato chiuso, la settimana abbiamo fatto la prima settimana successiva 2008 e qualcosa, la seconda settimana 2009. La cosa più brutta, sa cos'è? È che io purtroppo devo chiedere un prestito per poter pagare le tasse, perché in base alla mole di lavoro che abbiamo dovevamo pagare una certa quantità di tasse. Io sto ricorrendo a un prestito che noi non abbiamo mai avuto prestito, non abbiamo mai chiesto a nessuno. A scendere in piazza a fianco dei commercianti anche Puccio La Rosa, vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Etneo. Il consigliere di Futuro e Libertà, dopo aver ascoltato gli sfoghi degli operatori economici, ha presentato un'interrogazione al sindaco di Catania in cui evidenzia alcune criticità del nuovo piano di circolazione. Il piano che il sindaco ha fatto doveva essere inserito all'interno di un contesto più ampio, cioè quello del piano generale del traffico. Questo manca, molta della segnaletica installata risulta essere illegittima, il piano della sosta fatta non risponde a quelle che sono le necessità dell'utenza, manca completamente un servizio pubblico di trasporto. E non è vero che la velocità commerciale degli autobus sia aumentata, addirittura via Vittoria Emanuele è una zona tagliata fuori dal traffico veicolare. La fermata dell'autobus più vicina a Piazza Duomo è quella presente all'incrocio con la Rinascente, quindi molto distante.